E adesso la nostra finalissima, la ghigliottina, pronti a casa se vi va, speriamo sempre che vi vada. Ludovic è qua, la sua prima ghigliottina, quando mi dici io vado. Andiamo. Sfidiamo le parole e le scegliamo partendo da pericolo, sicurezza. Pericolo. Ghigliottina. Ludovica, ripartiamo dalla parola sicurezza. Carattere. Combattere. Combattere. Ghigliottina. Non ci avviliamo. Prova a immaginare, a scegliere in un'altra maniera, seguendo un altro istinto. Può succedere, campionessa. Andiamo. Salto. Salvo. Salto. Con la T. Sì. Ghigliottina. Lo vedi, lo sai fare. E dopo salto, bel, mal. Mal. Ghigliottina. Brava. Scegli Maria o scegli Lucia? Lucia. Ghigliottina. Non dimezza più la campionessa, custodisce 40.000 euro per la sua eredità, per la sua ghigliottina. Sicurezza, carattere, salto, mal, Lucia. Un minuto da adesso, buona fortuna. La campionessa sta scrivendo, spero stiate scrivendo anche voi o telefonando, chattando, mandando i messaggi. Ghigliottiniste e ghigliottinisti che tutte le sere, come dite, ci date la forza, la voglia di continuare a giocare sempre con grande entusiasmo. Ludo, faccio io, prego, ti puoi levare la cuffia, la nostra campionessa che gioca per 40.000 euro, la nostra nuova campionessa. Io sistemo la mia parte, cioè libero la parola dalla busta. Ah, ah, ah. Che vale 40.000 euro la parola che era dentro, era nella busta. E adesso è tutta qua pronto per giocare. Prego, Ludovica. Non è andata molto bene. Non sono riuscita a trovare una parola che collegasse tutti e cinque i termini. Quindi mi sono buttata sul mal e il salto. Perché comunque c'erano parole con sicurezza, ma non andavano a legare con carattere e Lucia. E hai scritto, vado io a vedere, posso? Sì. La nostra nuova campionessa per la sua prima ghigliottina sceglie di scrivere aria. L'ho detto, con salto e mal, mal d'aria, non so, chi soffre d'aereo, vuoti d'aria, un salto d'aria, ma... Mal d'aria. Salto, appunto, parliamo di aria. L'aria, la sicurezza, l'inquinamento, lo smog,
il carattere dell'aria. Dice, senti, oggi l'aria frizzantina, il suo carattere. Lucia? Non l'ho trovato, ho pensato, più che altro quando ho visto Lucia mi è venuto in mente Dante. Ma se ci spostiamo, diciamo, alcuni secoli più avanti rispetto a Dante, rimani là con quella Lucia? Non è Beatrice, non è Laura? Ti stai sbagliando, chi hai visto non è? Non è Francesca? Questa Lucia, se uno pensa a Lucia, a chi pensa? Lucia. Manzoni? E la coppia chi è? Renzo e Lucia. Renzo e Lucia. Dici, allora la parola di questa sera è Renzo? No. Renzo, prima di chiamarsi Renzo e Lucia, ci sono dei puristi che la considerano tutta un'altra opera. Per noi, così che abbiamo studiato, è prima di chiamarsi Renzo e Lucia, si chiamava Altolà e Lucia. Altolà. C'era un meraviglioso film con Totò che si chiamava Con le mani. Dice, che tocchi, non toccare, con le mani. Adesso tu come mi vedi, non, appunto l'età, no? Su questo sgabello che è molto design, ma non mi vedi un po' mal, non è mal di mare, mal, molto design, però mal... Seduto. Mal seduto, toro mal seduto, mal... che è anche un oggetto, no? Se io questo, vedi la busta... Posto. No, mi sembro Musaccia Art Attack. Guarda, se io la metto inquadrata qua in basso dove c'è la busta, grazie, e la metto così, è mal... però il busto... Inquadrato. Busto, mal inquadrato, mal... ma no, inquadrata bene da Lucia, però è mal... mal... non posso dire fermo al TG1 perché sto ancora alla ghigliottina, quindi devi trovare la parola, non gli posso dire fermo TG1 che c'è il TG1, no? Allora non posso fermare il TG1, non può dire fermola, fermo, la parola è fermo, arrendiamo, la parola è fermo, mal fermo, stavo cercando, mal fermo, anch'io mal fermo. Fermo e Lucia, andate a controllare, non ci inventiamo niente. Prima di Renzo e Lucia è Fermo e Lucia. Salto appunto da fermo, che io non simulerò perché il prezzo ha detto non ti azzardare a far. Carattere fermo, quando uno dice Caracciarelli, quando dice tac, uno fermo. E fermo di sicurezza, nei cassetti, le porte e finestre, ma anche i gioielli che poi si perdono. Ci hanno in fermo. E qua c'è tutta una cosa di famiglia. Quindi io adesso non posso stare fermo, con le mani nelle mani, giro la parola e vi dico che la parola è fermo.